nato? Ma che posso credere? No. Urca, al piange. Ma chi è? Ma chi è che allora? È? Non si può. Spero il mio. Eh? Uscire. Cos'è? Fuori, fuori gli uomini. Ma almeno cos'è? È maschio, è maschio. Proprio un maschio? Povera Luisa, come ti senti? Ste donne. Cristo. Un maschio. Uè! Allora, signor Carlo. È maschio. Ma davvero? Bravo. È nato. Ora? È nato. Bravo. Bene. È un maschio. Ehi, con te. Congratulazioni. Juan, porca ballotta vacca boia. È nato. Ma da voi? Sono contento. Auguri, auguri. Allora si deve bere. No, offro me. Offro me. Oggi è peccato, tutto pagato. Le parli. Ah, Juan, diglielo alla signora Maria che è nato un maschio. Signor Carlo! Che? Ehi! Cosa c'è? E come lo chiamerete questo ragazzo? Ah, Giuseppe, come il nonno, e Francesco, come la nonna! Giuseppe, Francesco, e anche Fortunato? Certo, Fortunino, Fortunino. È Fortunato! Nato dopo 8 anni di matrimonio, non ci speravo più. Joseph, Francisce, Fortunine. Ego te battizzo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Anno Domini 1813. L'anno 1813. Decima octobris. Il 10 di ottobre. Ego Carolus Arcari. Io Carlo Arcari. Prepositus. Prevosto della Chiesa delle Roncole. Runcularum. Baptizzavi. Ho battezzato. Hoc mani, stamane, infantem, un fanciullo, natum, eri, ora, vesperi, octava, un fanciullo nato ieri all'8ª ora del vespero, cioè le 2 del pomeriggio circa, ex Carlo Verdi, da Carlo Verdi, è comparu par devant nous, adjoint au maire de Busseto, le dit Charles Verdi. Ah, Carlo, Carlo Verdi, sono me. Mais moi, moi. Âgé de 28 ans, lequel nous a notifié un enfant de sexe masculin. Maschio, sì. Perché l'atto di nascita all'anagrafe di Busseto è registrato in francese? Ma perché tutta la provincia di Parma faceva allora parte dei dipartimenti al di là delle Alpi, passati a far parte della Francia da quando Napoleone, 20 anni prima, con fulmini e vittorie... Vent'anni prima aveva conquistato tutta l'Italia, travolgendo i piccoli stati in cui era allora spezzettata. Come un vento turbinoso percorse la polverosa penisola e portava con sé i fermenti della rivoluzione francese. Ma non sei puto. Ti ha battuto una frontiera. Abbatté stati, staterelli, confini, dogane. Napoleone assoggettò praticamente l'Italia alla Francia, ma per la prima volta riunì gli italiani separati per secoli da assurdi confini. Poi Napoleone intraprese la disastrosa campagna di Russia, che segnò l'inizio della sua fine. In quell'anno 1813, in cui cadde Napoleone, in quello stesso anno nacque Giuseppe Verdi. Gli alleati, austriaci e russi, riconquistarono con aspra guerra l'Italia. La pianura padana ancora una volta fu invasa. Andate verso la sacrestia! Nascondetevi! Dan, vieni!
Si dice che la madre, Luisa Uttini, badate, si dice, che allorché i soldati alleati, austriaci e soprattutto russi, irruppero in Lombardia per riconquistare l'Italia, e come tutti i soldati portarono ruberie, morte e violenza, si dice che la madre Luisa Uttini salvasse il piccolo Verdi rifugiandosi nell'alto del campanile. Poco sappiamo della madre. L'atto di nascita di Verdi la qualifica filatrice di seta. Sappiamo poco perché Verdi, da grande, non amava parlare di sé e dei suoi, gelosissimo della sua vita privata. Ma sappiamo che a questa madre, silenziosamente, segretamente, fu molto legato, anche se quasi mai viene ricordata. Spesso invece è nominato il padre. Passò la guerra. Ciò che aveva fatto Napoleone, di male e di bene, fu cancellato. Di nuovo Italia tornò a non essere che un nome. Sorsero di nuovo stati e staterelli. Di nuovo il Po tornò a segnare il confine tra il Lombardo-Veneto in mano agli austriaci e il Ducato di Parma, di cui, con Busseto, facevano parte le roncole. Bene, signor Carlo, andiamo a prima zira. Carlo Verdi teneva osteria e spaccio di generi alimentari proprio alle roncole. Morra! Quaterle! Cisle! Settle! Due! Tre! Allora, come andiamo qua? Chi vince? Bravo, Tonino. Vai, sei. C'è poco a te un bicchiere, due. Va bene. La buttaia. Salute. Ehi, Giuseppino, la merenda è buona, eh? Il piccolo Verdi aveva ormai 4 anni. Ho capito. Quel violinista girovago e affamato. Allora, grazie. Si chiamava Bagassé. Forse era uno sperduto soldato della disciolta armata napoleonica. La solita. Quella. Si dice che furono gli striduli accordi e disaccordi di quello sgangherato violino a risvegliare per primi il senso musicale nel piccolo Verdi. A risvegliare, perché l'istinto musicale e la musica sono innati in tutta questa gente della bassa. L'ampia pianura bassa, appunto, e monotona, posta sotto il livello del Po, affocata d'estate e assordata dalle cicale, muta spesso d'inverno sotto la neve, nebbiosa per lunghi mesi dell'anno e nebbiosa lungo tutto l'anno, sempre, al cader della sera. Ogni occasione nella bassa parmigiana. Ogni occasione è buona per far musica. Bande, gruppi di dilettanti, società filarmoniche e corali, soprattutto i giorni di festa si spostavano da un paese all'altro per suonare nelle sagre o nelle chiese. Questi che oggi suonano nella chiesa delle roncole sono i filarmonici di Busseto.
davvero bravo Lusardi con la cornetta. Cesa la suona proprio benissimo. Ah, oh, beh, Lusardi. Fatta che pepino. Bella, bravo. Ma questo sono buono. La fette, capevo anche troppo. Fare già l'oste. Cosa farai da grande te? L'oste. Ho fatto fare il musicista. Senti un po', Carlo. E là, te che bagasetto. Capo di questi filarmonici di Busseto è Antonio Varezzi. Antonio Varezzi è un grosso commerciante, ma il suo cuore è tutto e solo nella musica. E te sai che è da guardare? Eh? Se guarda. Il berretto. Il berretto? No, il berretto. Nella bottega all'ingrosso, droghe, caffè, stoffe coloniali, di Varezzi a Busseto... Ah, quel vino è per Carlo Verdi. Sì, signore. Andava a rifornirsi per il suo piccolo commercio... Portalo bene, mi raccomando, eh? Andava a rifornirsi anche Carlo Verdi. Signor Antonio, sì? Anche una pezza di fustagno. Ah, Giacomo, al signor Carlo, dagli una pezza di quel buon fustagno a Cameriva ieri. Sicuro, signor Varezzi? Il ragazzuolo? Algaquese, 5 anni, va a scuola. Ah. Anche dell'olio e 3 bottiglie di grappa. Legge e scrive. Studia in parrocchia. Ah, bravo. Le roncole. No, roncole. Roncole. Le roncole è nel comune di Busseto. Busseto è nello stato di Parma. Parma. Nostra sovrana è Maria Luigia d'Austria. D'Austria. Ma ragazzi, Giuseppino Verdi non è mica lì con voi che gioca? Io non lo so, assomiglia. Allora chi? Ma dove andate? Aspetta un po' mi assonare! Fantastiti, ti indormentare! Stupida te! Forza, dai! Ma bomba te! Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ore. Ma cosa hai detto? A me? È l'ambrusco del nostro. A lei, don Maestrocchi. Buono e frizzante. Buono. Reverendo. Pin. Assaggiatelo, assaggiatelo. Mi riempie la bocca. Pepin. L'ho bevuto adagio, però. Sì? Toccia a me, non senti? Vengo, mamma. Son qua. Manca la foglia. È finita. Mamma. La parola del fommi la mi è proprio scappata. So neanche a me. Dicetelo al papà. Foglia che i bachi sono senza. Vai. Eccolo qua il peccatore. Beh, sti ragazzi. Ah. Ma ha detto proprio che avvenga un fulmine. Proprio, proprio così.
La coltivazione del baco da seta abitualmente aiutava e integrava il modesto bilancio dell'annata. Che hanno già mangiato tutto. Su, dai. Vuoi andare al papà? Mi sono. Posso andare in letto prima che torna, che mi trova che dormo? Foglia, per la notte. Ma su. Ma no, no, Luisa, lo mia paghi troppo. Solo 20 lire. E il resto? Il resto. Quando vendiamo la seta dei bozzoli. Altre 20. E 10 San Martino. Lei sta al prevosto Narcari che mi ha convinciuto. A ragazzuolo ci piace troppo la musica, per questo l'era distratto in chiesa. Sì, dico io. Ma dire che prenda un fulmine è Don Arcari. Perché non lo fate studiare? Il prete qui c'è una spinetta. E io ce l'ho comprata. E l'era proprio del prete, quello del fulmine. Pensa aspettava le botte. E invece ha avuto la spinetta. Oh, tal che. Grazie. Ecco qua il tuo minestron. E allora, per dopo, cosa volete? Una bella frittata. Mio ragazzo, la musica ci piace troppo e allora ci ho comprato una spinetta dal prete e lui ci si diverte. Voilà, alle dure da pompare. Dover pompare per quei stupidi. Guarda, adesso fai questo. Ma hai capito? Ma sì. Bravo. E adesso, state con la mano destra e la scala di sotto.
Uè, assume stuf, ma sa che ancora da pompar con i mantici. Stupidi, qua? Andate a tirare i mantici voi. Ma fino a quando ancora da pompar per lui? Per uno che suona ci vuol sempre uno che tira i mantici, va. Ma mi ne posso più. Ah, basta per oggi. Continuiamo domani? Sì, domani. È finita, papà! Sì, sì, date via, andate a cercare. Finì, andiamo a giocare! Muova, ti salta su! Vieni anche a me! Dammi il cappello! E suona te, musicista! I che aspettano in piazza per giocare a Lipa, vieni! A vieni! Dopo Giuseppe, due o tre anni dopo, era nata una bambina. Una figura spenta e quasi cancellata di cui sappiamo molto poco. Morì giovanissima, a 17 anni. Ehi tu, suona qualche tasto sul basso. Dai, su, suona. Lì, lì. Aspetta, sei bravo. Quant'anni te ga? Go quasi 80. 80, per bacco. E la musica la te piace, vero? Di. La piace sì. Ah, ciao! Allora, tutto bene? L'hai aggiustata adesso. Ma tu non ci devi pestar troppo. È una spinetta vecchia. Ah, ci ho cambiato anche i saltarelli e rifatto la pedaliera. E quanto vi devo? Oh, no, niente. Il ragazzo l'è troppo bravo. Nella spinetta ci ho incollato un biglietto per mio ricordo. Da me, Stefano Cavalletti, fu fatto di nuovo. Questo biglietto lo possiamo leggere ancora oggi nella vecchia spinetta che si conserva nel museo del Teatro alla Scala. Speriamo che rimanga bravo, L'è sicuro? Però un bicchiere di Lambrusco lo prende. Ah, questo sì. Luisa, porta lo bicchiere. E ti, dagli la sedia. Grazie. Oh, ecco qua. Frizzante. Il ragazzo farà strada, ha del talento, ve lo dico io. Qua, Stefano Cavalletti, maestro accordatore di piano ambulante. Diventerà maestro d'organo. Sì, maestrino. Il vecchio Don Pietro Maestrocchi è malato e il ragazzo, che ha ora 10 anni, è lui l'organista ufficiale. Chiesa aggremita di gente, tremolio di candele e fiammelle, incenso, l'altare pieno di fiori che in quel caldo profumano e si sfanno. Queste sensazioni d'infanzia non abbandoneranno mai più il ragazzo, nella cui mente le funzioni religiose si imprimono con l'evidenza di una sacra rappresentazione cui assistono i fedeli come ad uno spettacolo solenne. Ma cosa suona il maestrino? Improvvisa, senti che musica. Venite, c'è da preparare il rinfresco. Tra poco esco di chiesa. Per l'organo anche un bel sovrappiù. Eh sì, la suona bene. Risposta.
cose hanno pagato un supplemento perché te te suona bene. Puoi prendere una fetta di torta. Grazie, mamma. E lavali bene quei bicchieri, eh? Sì. Ciao, Giuseppino. Come va, ma che sei? Ciao, a te. Oh, è torta. È quella degli sposi. Stono molto, eh? Eh sì, un po'. Io ti ho sentito domenica e stamattina in chiesa a suonare. Don Bastrocchi è malato, allora tocca a me. Sei bravo a improvvisare, e non stoni tu. Forse le vostre violino, che è vecchio. Ah, beh, e venga il mio violino, sono mica sostonato, non il violino. Grazie della torta, va, ci vediamo. In questo inverno mica ci vediamo, vado in città, a Buscetto per studiare, forse vado al ginnasio. Papà Verdi, la grande idea per il suo figliuolo. Forse ti fa prete. Pudis anche essere. Però vengo qui la domenica a suonare al posto organista, quelle roncole, non lo lascio. Sono 36 lire all'anno. 36 lire all'anno? 10 anni di età, organista e forse prete, a Busseto. E mica vado in giro per le campagne a suonare per un bicchiere di vin e un tocco di pan. Busseto era una piccola città di provincia che aveva conosciuto un passato di splendore. Nel 1500 era la minuscola capitale della signoria dei Pallavicino. Piccola, ma industriosa e ricca di interessi. Una biblioteca, una scuola di musica, un ginnasio condotto dai gesuiti. Avete capito? Finis. Deo gratias. Deo gratias. Buongiorno, buongiorno, professore. Buongiorno, professore. Buongiorno, Masini ripassa i verbi, eh? Buongiorno, buongiorno. E tu, Boscelli, va dritto. Verdi? Sì, padre. I tuoi, con non piccolo sacrificio, ti tengono qui a studiare, pagando per te una pensione mensile. Sì, signore, dal Pugatta. Il piccolo Verdi abitava in una stanzetta d'affitto, un sottoscala, da questo Pugatta che era calzolaio. Pagando per te una pensione mensile, ti tengono qui a studiare. E giustamente, poiché Dio ti ha colmato di doni ed ingegno. Ma ricordati, non potest duobus dominis servire. Non si possono servire due padroni. Se tu vuoi primeggiare negli studi, come potresti? Se vuoi un giorno, forse anche tu, non indegnamente, vestire quest'abito telare. So che il maestro Alessandro Provesi, direttore della scuola di musica, ha messo gli occhi su di te. Nulla di male, anche se Provesi, per il suo passato napoleonico e liberale, non mi pare il maestro più adatto per un giovinetto che, come te, aspira a quest'abito. Mi spiego? Basta. Studia pure musica se vuoi con il Provesi, che miglior maestro di lui non riuscirai a trovare. Ma non potest duobus domini servire. Non si possono servire due padroni, rammentalo. Barezzi, eh? Sì? Fatto. Ecco qui la parte del flauto. Barezzi, buongiorno. Bravo. Buongiorno, signora Mingardi. Maestro Provesi. Buongiorno, signora. Mi saluti il professore. Arrivederci. Grazie. Nella bottega di Antonio Barezzi... Toh, la cambia tonalità. Nella bottega di Antonio Barezzi si vendono coloniali, droghe, vini pregiati, liquori, ma soprattutto si parla e si discute di musica. Quant'è che si riuniscono i filarmonici per le prove? Domani sera. Un liquorino? Non dico di no. Musicista, mecenate finanziatore della Società dei Filarmonici, Antonio Barezzi... Una grappa o il solito nocino? Vada per il nocino. Antonio Barezzi è un magnifico suonatore di flauto, artista e insieme commerciante scrupoloso. Da lui, Verdi imparerà ad essere preciso in ogni contratto. Prosit. Salve. E Ferdinando Provesi, napoleonico, liberale e arrabbiato, è un buon musicista, confinato dal suo stesso umore bizzarro in quella piccola città di provincia. Buongiorno, maestro Provesi, buongiorno. Buongiorno. Signor padre, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, signor Barezzi. Buongiorno. Buongiorno, signora. Giacomo, vorrei... Giacomo, servo io la signora. Posso? Ma certo che puoi. Desidero, signora. Zafferano, cara. Signor padre, dov'è lo zafferano? È lì nello scaffale, alle tue spalle. Grazie. E servi bene la signora? Come va la scuola dalle monache, Margherita? Grazie, bene, signora. E le tue lezioni di cucito? Grazie, bene, signora. Ecco lo zafferano. A tutti, anche a Finola. Oh, guarda, il ragazzo, Verdi. Ah. Altre due bustine, cara. Su. Verdi! Da dov'è che vieni? Dove vai? Vengo dal ginnasio, signor maestro. Vado a casa del Pugatta. E non hai visto che io ero qui in negozio, eh? Col signor Barezzi. Sì, signore. Quant'è? 18 soldi, ma. Signore. Sì, prego, prego. Arrivederla. Grazie, buongiorno. Arrivederla. Ma non eravamo intesi che dovevi passare di qui per metterci d'accordo sull'ora di lezione della musica del pomeriggio? Sì, signore, ma... Ma? Ma non volevo venire a lezione di musica oggi. Come? E perché? Perché... Perché dice Don Seletti, non potes duobus domini servire. Perché la musica mi distrae troppo. Soprattutto se io dovessi... Se io dovessi indossare quell'abito talare. Da prete. Margherita. Sì, papà, scusatemi, ma quando ho pensato... Basta. Quando ho pensato al Peppino... Basta così! Al Peppino Verdi in abito talare. Ho detto, talare. Basta. Basta. Scusatemi. Talare o non talare, che proprio tu non studi musica, mi sembra una gran stupidata. La mia è una famiglia che fa i sacrifici, che invece da fam lavapiati a Bicera all'osteria, da fam sapà la terra in campagna, l'han fa studiare. Tu c'hai una famiglia che già ci porti 36 lire all'anno andando ogni domenica a suonare l'organo alle roncole. E a piedi, anche se piove. Dai, su, vai a casa dal Pugatta, che a Don Seletti ci parlo io. Dai. Scusami, Peppino, ma quel talare mi ha fatto scappare da ridere, non l'ho mica fatta apposta. Ma tacite, pettegola, va là, va, va. La settimana seguente, essendo l'organista ufficiale malato, Provesi ottenne di far suonare Verdi al suo posto, proprio nella chiesa dei Gesuiti, Sant'Ignazio, il giorno di Sant'Ignazio. Coraggio, giovinotto. Ecco. Niente era più vicino al carattere dei bussetani, generosi ma litigiosi, sempre pronti a infervorarsi e a parteggiare, di quella gara tra Provesi e Seletti. E il ragazzo come posta nel mezzo. Introivo ad altarem Dei. In nomine Patris, in Patris, in Filii, in Spiritus Sancti. Amen. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bravo. Sei bravo. Scusa,
Permesso. Le più sei bravi di Don Mario. Don Seletti. Don Seletti. Eccolo qui. Suona, va. Il ragazzo non se lo fece ripetere. Dai 13 fino ai 18 anni... Dai 13 fino ai 18 anni... Così scriveva lo stesso Verdi 20 anni dopo. Dai 13 fino ai 18 anni ho scritto una farragine di pezzi. Marce per banda a centinaia. Forse altrettante piccole sinfonie per chiesa e per accademie. 5 o 6 tra concerti e variazioni per pianoforte. In casa Barezzi c'era un magnifico pianoforte e il ragazzo, che ha ora 15 anni, è diventato il miglior pianista della provincia. Anni intensi di studio e non solo di musica. Sono gli anni delle grandi letture dell'adolescenza. Ore e ore nella bella biblioteca del Monte di Pietà, leggendo di tutto e disordinatamente. Alfieri, Manzoni, Shakespeare e soprattutto la Bibbia. Che pazienza. Ne vuoi ancora? Sì. Il resto del tempo lo passava da Barezzi. Scriveva musica nel negozio quando il retrobottega era occupato. Sentite, Giacomo, quanto costa? È un momento, pazienza. Ma cosa fate? Questa è musica, questa è carta da fastidio. Oh, ma qui la musica vola dappertutto, non si sa più come fare. Verdi, già che c'hai la penna in mano, scrivi 1 lira e 15 centesimi. 1 lira e centesimi, 15. E dammi il resto dal cassetto. Sì. Ecco qua. Verdi. Venga. Ma state a perdere tempo a dare il resto alla gente. Me l'ha chiesto Giacomo. Le parti per la banda. Domani è il compleanno della duchessa. Buongiorno. 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 Il luccichio degli ottoni, i colpi martellanti della gran cassa, il fragore metallico dei piatti. Anche questa sarà un'esperienza indimenticabile per il giovane. La voce sana e popolaresca della banda, spettacolo guerriero, aggressivo, contrapposto allo spettacolo sacro delle funzioni religiose. Altri anni ancora sono passati. Attenzione, prego, parti a zero. Verdi è ormai un giovanotto. Tra la tanta musica che in questi anni scrisse Verdi adolescente, ci piace ricordare... Le lamentazioni di Geremia. Che portentoso lavoro. Le lamentazioni di Geremia che si eseguirà questa sera. I concerti in casa Barezzi, l'inverno, venivano familiarmente tenuti in cucina. Questa qui è quella dei secondi violini. Oh, signor, l'ha preso già il bollore. Così le belle che è pronto il vino caldo. Le parole di queste lamentazioni di Geremia, il giovane Verdi le aveva tratte dalla Bibbia. Erano le pagine in cui, vinto dal re degli Assiri, Nabucodonosor, il popolo ebraico in massa è trascinato in catene a Babilonia e lì, ridotto schiavo, in esilio, prega e piange, rievocando la patria perduta e lontana. Allora possiamo cominciare. Ricordati. Questo medesimo episodio e quasi queste medesime parole diventeranno un giorno va pensiero sull'ali dorate nel Nabucco. Margherita. La mia parte. Eccola qua, tieni. Va bene, grazie. Come quasi tutta la musica del giovane Verdi. Ma piacere, signori. Distrutta prego. Anni dopo da Verdi stesso. Questa musica è andata perduta. Pronti? La musica che ascoltate non è di Verdi. La nostra sincerità valga a scusarci.
Margherita che cantava nel coro. La cucina calda e accogliente, il focolare acceso. La moglie di Barezzi che preparava il vino caldo e aromatico lì sopra il fornello. Anche queste cose Verdi non dimenticherà mai. Aiuto! 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 Aiutatemi! Assassino! Assassinela! Non voglio niente! Non voglio niente! Allora! Assassino! Ah! Cercano! Davide! Nella cassetta! Aiuto! Taci! Taci! Stai zitta! Taci! Stop! Stop! Zia! Scappa! 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 Antonio, Antonio! Sa che? Ho sentito gridare aiuto. Qui vicino ammazzano qualcuno. Qui vicino ho sentito gridare, mamma mia, mi ammazzano! No, mi faga vedere. No, dove vai? Non lasciarmi, scusa, eh? Non lasciarmi! Via, sta lì, no, no, sta non lì! Non lasciarmi! Ah! Cosa è successo, mamma? Perché gridate? La massa qualcuno, sentite? Sì, di fuori hanno gridato, ho sentito anche me. La notte del 12 maggio 1831 veniva così ucciso Isacco Levi, ricco sensale ebreo, che proprio nel pomeriggio aveva venduto una partita di bestiame incassando una grossa somma. Mia moglie si è svegliata e ha sentito gridare. Davvero? La casa qui è quasi di fronte alla... La casa di Levi è qui, venite. Oh, Madonna, guarda il sangue. Oddio, la massa, anche la moglie e la nipote. Proprio un assassino. Chi sarà stato? Ma è ancora viva, è viva! Un medico, presto, un medico! Quell'avvenimento, quasi inconcepibile nella pacifica Busseto, aveva talmente... talmente impressionato la moglie di Barezzi che... Ma allora perché non vuoi, eh? No. Perché? Non ti spiace. Qui da noi a fare spiaser di avere un uomo di più in casa di notte. E ci metti il cuore in pace alla mia signora. Sì. Signor Barezzi... Ah. Vieni, no? Vieni a stare con noi. No. C'è una stanzetta, sai, su. Le siamo belle pronta. Sono qui. Ah, Giacomo. M'ha mandato la signorina Margherita, mezz'ora fa, la m'ha mandata a casa del Pugata a prendere tutta la roba del maestrino. Ah, dammi la mia roba. Oh, finalmente, che bravo, si è deciso. Beh, sono proprio contenta. Un altro uomo in casa... Questa roba la portiamo su, eh? Ma no, signora, cosa fa? La camera l'è già pronta, sopra. È roba da poveri. Fa mica il vergognoso, beh. Da che, dai? Mi scusi, sa, c'è Barezzi. Voilà, caro Alme Verdi. Vorrei sapere la me con la ricchezza che c'hai qui nel cervello. Che hai qui? Che è quella vera? Va, va su, va su, va su che ti aspettano. Vai, va. Così il giovane Verdi, aveva 18 anni, entrava in casa di Barezzi. E sta buono, te? Via, non ti sporcare, mettiti il tovagliolo, ti sporchi sempre tutto. Buonasera. Ah, buonasera. Buonasera. Vieni a sederti, che è quasi in tavola. Non si è fatto aspettare? Sta buono, male, su. Meno male. Basta, dai. Tutto lustra. Mo zitto te, lingua lunga. Con lì parla sempre. E vieni, Peppino. Sì, sì. Vieni, ecco. Sera. Qui, siediti qui. Salti che caldi, era via la giacca, eh. Qui, vicino a me. Allora, siete pronti? Sì, papà, sono cotti. Il colino. Le fate i tortelli, eh? Eh sì. Le lavora tutto il pomeriggio. Ah, sì. Oh, sei caldo, mettiti pure in libertà, eh. Togliti la giacca. Non fare mica complimenti, eh. No, grazie, signora Maria. E fa niente caldo. Ma brava, dal papà, c'hai i piatti? Sì, mamma. E come va la Margherita? Studia? Sì, signora Maria. Tiene già bene le mani sul pianoforte. Sono solo 2 mesi. Tre.
Beh, signore, benedici questo cibo e che ci faccia pro. E che ci faccia pro. E che ci faccia pro. Che ci faccia pro. La mamma. Carol Meverdi, me son proprio contenta che sei qua. Dopo la paura di questa notte. Così, il 13 maggio, Verdi andava ad abitare in casa Barezzi. E il giorno dopo, 14 maggio, proprio il giorno dopo, Carlo Verdi, il padre, sottoscriveva una supplica al Monte di Pietà di Busseto. Una supplica che ancora oggi si conserva negli archivi del monte. Una supplica, questa, perché venga concessa al figliuolo una borsa di studio, così da andare a Milano a proseguire al conservatorio i suoi studi. Il giorno dopo che è stato invitato in casa Barezzi, già si pensa di spedire il giovane a Milano. Perché? Cosa è successo? È successo che quella mattina... Studia, il ragazzo la studia anche a troppo. E oggi come oggi può vincere tutti i posti di organista che vuole. Mentre che me e la madre lì alle roccole siamo soli. E io divento sempre più vecchio. Ma che vecchio, che avevi mia 40 anni? 46, ma le dai 14 che tiro la caretta. Signor Antonio, il papà ha ragione. E poi anche che io qui in casa non ci posso più stare. Ma se siamo tutti contenti che sei qui in casa con noi. Antonio! Sa che? Venite di sopra, Antonio! Sì! Venite su! Abbia pazienza, signor Carlo. Chissà cosa vuole. Antonio, venite su un po'! Sì! Chissà, slaga. Maria, cosa c'è? Venite, venite, venite. Venite a vedere. Eccola. Chi? Lei. Lei. Beh, cos'è che ha fatto? Cos'è che fa? Vabbè, cos'è che fa? Fa l'amore. L'amore? Col Verdi. Col Verdi? Capito? Che vergogna. Oh, signor. Ecco qua, è il suo. Scritto da lei, a lui. Mm. Un biglietto. Che onta. Ah, che onta. Ma che sia proprio un'onta. Se si vogliono bene. Sì, papà. Tacete voi. Oh. Caspita. Proprio mo che l'abbiamo preso in casa. Le Parcus che? È per questo che lui non voleva restare qua. È un gran brav ragaz. Onesto. Sì, papà. Mm. Certo che adesso qui in casa la spolmia a tenere. Certo che non si può. Ma non si può neanche cacciarlo fuori, mandarlo a lavare piatti e bicchieri all'osteria o a fare l'organista a chissà dove, per due soldi. Forse nacque allora, nel brav'uomo, l'idea di mandare Verdi a Milano a studiare al conservatorio, così da avere maggiori possibilità di carriera e di avvenire, soprattutto se i due ragazzi si volevano bene. Che tu gli vuoi bene glielo scrivi. Ma lui com'è, eh? Ti vuole bene lui, hm? Chiedeteglielo. Allora, hm? Com'è lei questa storia? Eh? E te va via, smorfiosa, sarà se? Sì, sì. Vai di là. Quando imparerai, te, che non si ascolta la porta? Da qui? Non si ascolta. Gli occhi. Gli occhi di Margherita Barezzi ci guardano ancora oggi dall'unico ritratto di lei che oggi si conserva nel Museo del Teatro alla Scala. Occhi volitivi, penetranti, ci dicono che Margherita non fu quella sbiadita figura che ci fanno credere. Ebbe un peso, e come, nella vita di Verdi. Ma guarda un po', proprio con il Verdi. Questo gesto leale e deciso tra commercianti della Bassa è il segno di un affare concluso e val più di sì, un contratto. Però ha ragione mia moglie, eh? Qui in questa casa non ci puoi stare. Se poi si parla di sposare Margherita, un posto d'organista non basta più. Deve pensare al tuo avvenire. E subito, capito? E sveglia, sveglia. Questo, secondo noi, spiega quella decisione improvvisa di mandare il giovanotto a Milano. Anzi, Carlo Verdi, sempre su consiglio di Barezzi, per sollecitare quella borsa di studio, scrive una supplica alla sovrana Maria Luigia d'Austria, duchessa di Parma, la quale era niente di meno che Maria Luigia, già moglie di Napoleone. Caduto Napoleone, le potenze alleate, spartendo l'Italia, le avevano assegnato il ducato di Parma.
Maria Luigia regnava sul suo piccolo stato con tolleranza materna. Il popolo la amava. Tuttavia, dietro il suo bonario e onesto governo, c'era sempre l'ombra cupa dell'Austria. Achtung! Aus! E il giovane Verdi? Che atteggiamento politico aveva il giovane Verdi in quegli anni? Probabilmente nessuno. Carlo Verdi e soprattutto Barezzi erano sudditi fedeli del Ducato. E lui, in quegli anni, era solo preso dalla sua musica e dalla sua ambizione. Halt! 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 Controlle. Papiere, bitte. Verdi Giuseppe, Harry Braun. Augen hell, in Ordnung. Tenete. Schlagbaum, auf! Verdi suonava magnificamente, ma aveva imparato, si può dire, da solo, pestando e tempestando, prima sulla sua spinetta e poi sull'organo delle roncole. Tecnicamente la posizione della mano è sbagliata. Hola. Quanti anni ha? Sui 18. 18 anni. 18 anni, a quell'età non si correggerà mai. Il limite di accettazione degli allievi è 14 anni. A 4 anni di troppo. Certo, 4 anni di troppo. Gadesdotane, estero. Era estero, cioè straniero. Suddito di Parma a Milano, il giovane Verdi, oltretutto. E a quel conservatorio, che oggi porta il suo nome, Verdi non venne ammesso. Verdi! Durante quei giorni che era durato l'esame, il giovane Verdi era stato ospite in casa del professor Seletti, Giuseppe Seletti, parente del canonico insegnante al ginnasio. Ho scritto a Barezzi, gli ho raccontato tutto, che all'esame t'hanno respinto. Siediti, siediti. Allora... Carissimo amico, cioè Barezzi, l'affare del Verdi è finito male. Si insiste sul fatto di essere egli uno straniero, di non essere nell'età adatta per essere ammesso e che ha imparato a suonare il piano in modo scorretto. Ne si correggerà più. Ora tu devi risolvere cos'è meglio per Verdi. Se egli deve continuare gli studi in privato con un maestro qui in Milano o no. Ma pensaci sopra bene. Nella certezza che il Verdi entrasse al conservatorio, fra noi si parlò in generale di spese, di pensione e di alloggio. Ma ora penso che sia difficile far fronte a tutti i bisogni del Verdi con 600 lire. I 600 franchi anticipati da Barezzi non bastano più. Chi pagherà ora la differenza? Io non sarei contrario all'idea di ospitarlo. Purché venga riconosciuto il tuo e il mio interesse. Signor padrone, l'MSD, chiude il negozio? Ah, chiudi, chiudi. Signor padrone, si è affacciato il Carlo Verdi stamattina. Veniva a far provvisti a domandare notizie del maestrino. Ah, bene. Ma per quanto io possa scriverti sulla situazione, nulla potrassi far meglio che trovarci insieme. Prendi il tuo cavallo, il sediolino e senza dir niente a nessuno vieni qui. Signor padrone, dice alla signora che il riso diventa polenta. Sì, venga, venga. Fra noi si parlò in generale di spese. Ma ora
Penso che sia difficile far fronte a tutti i bisogni del Verdi con 600 lire. Post scriptum. Verdi sa che ti scrivo e ti saluta con tutta l'anima. Papà! Ah, Margherita. Papà, è pronto. Vieni dentro. Senti, qui mi scrive Seretti. Mi dice che Verdi... Sì, insomma, i professori del conservatorio l'hanno respinto. Somari. E allora? Beh, non preoccuparti. Vedremo. Vai, 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 vai. Prendi il tuo cavallo, il seggiolino e senza dir niente a nessuno vieni qui. Andò veramente Barezzi a Milano? Non siamo riusciti ad appurarlo, ma quasi certamente sì. Quello che è sicuro è che meno di 10 giorni dopo Verdi iniziava a studiare con il maestro Lavigna. Vincenzo Lavigna, maestro concertatore alla Scala, il migliore di Milano, dava lezioni... Sii attento però. Modulazioni. Dava lezioni private di composizione e contrappunto. Queste lezioni, naturalmente, le pagava Barezzi. Adesso così va bene. Kel, scriva. Sì, maestro. Caro amico Barezzi, ti scrivo per dirti che il tuo Verdi già 5 lezioni ha ricevuto e tutte di 1 ora e mezza ciascuna. Il maestro Lavigna ha espresso che Verdi studia molto e che si ripromette una buona riuscita. Caro Barezzi, l'abbonamento alla Scala è di lire austriache 75. Mi saprai dire se devo abbonar Verdi o limitargli il numero delle sere da andare in teatro. Lavigna ha fatto abbonare Verdi in un negozio di musica che affitta spartiti per studio. L'abbonamento mensile è di lire austriache 3. Carissimo amico, il Verdi ha già preso 12 lezioni per 48 lire austriache e lavora dalla mattina alla sera con molto impegno. Caro Barezzi, vorrei avere libero il letto occupato dal Verdi per qualunque occasione possa capitarmi. Mandami un letto per il Verdi o scrivimi di comprarne un altro. Caro Barezzi, il letto l'ho comprato, ma Verdi ha bisogno adesso di panno da letto e coperta, poiché il freddo precipita. Ti do intanto ricevuta di lire austriache 61 a me dovute per alloggio e vitto mensili. Barezzi, carissimo, Verdi ha bisogno di essere vestito, sia per il vero bisogno del freddo, sia per la decenza, frequentando con i professori ed altra gente. Ha bisogno di un surtout, di un paio di calzoni e di un gilet. Procurerò di spendere poco, ma rispondi subito che la stagione incalza. Buongiorno. Buongiorno. Vestito nuovo, eh? Sì. Bello, eh? Ma quando è che l'han portato? L'hanno portato questa mattina, ma che doveva arrivare già lo sapevo. Già lo sapevo, me l'aveva già scritto Barezzi. Questo pianoforte potete ancora vederlo nel Museo del Teatro alla Scala. A Giuseppe Verdi? Barezzi. Antonio. Sempre Antonio Barezzi. Certo che Barezzi in te ha un tanta fiducia e fa quello che non farebbe per un figliolo. È morto a Busseto Ferdinando Provesi, un tempo professore di Verdi, maestro di musica del comune e maestro della cattedrale. La morte di Provesi pone un grosso problema. Chi prenderà il suo posto nel comune e nella cattedrale? Benedicat te, omnipotens Deus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nella mente di Barezzi, Verdi da oltre un anno studia proprio per questo, anche se ancora non diplomato ormai ha tutti i numeri per concorrere. Certo, dovrebbe interrompere gli studi. Et ne nos inducas in tentazione. Invece, Don Ballarini,
parroco della cattedrale, è di tutt'altra idea. Intanto non ha mai potuto soffrire quel Provesi, liberale e mangiapreti. Poi non gli piacciono i filarmonici, pronti a fare e disfare per tutto quanto riguarda la musica nella sua cattedrale. Nella cattedrale vuole un uomo suo. Domine exaudi orationem meam. Scelto da lui, non certo quel Verdi. Mentre i filarmonici, e soprattutto Giuseppe De Maldè detto Finola, sono invece convinti che quel posto appartiene a Verdi di diritto. E Margherita? Margherita sa cosa sta pensando suo padre e i filarmonici. Richiamar Verdi, fargli interrompere gli studi, riportarlo in queste piccole acque di provincia. Lei sola sa quali ambizioni si agitino oggi nell'animo del suo Verdi. La Scala, la vita di una grande capitale. Le indovina dalle poche righe che lui le scrive dentro le lettere a Barezzi. Ambizioni brucianti di un mondo diverso, più ampio. Ambizioni, sogni di gloria. Sogni confusi di un ragazzo di 20 anni, divorato dall'ambizione e dall'orgoglio. Studiare, creare, emulare i più grandi maestri. Superare il loro successo, superarli. E dopo lo spettacolo, visto dall'alto del polveroso loggione, tornare a casa, gettarsi sul letto vestito, gli occhi spalancati verso il soffitto, a fantasticare, a sognare, a scrivere. Questo giovane, i filarmonici pensavano ingenuamente di offrire un luminoso avvenire con la nomina a quel posto di maestro di cappella rimasto libero per la morte di Ferdinando Provesi. Barezzi, cui certo Margherita soffiava all'orecchio, esitava. Ma come aspettare? Ma cosa aspettare? Che così il parroco ci porta via il posto? Un posto di organista a Busseto, a 600 lire l'anno e anche più! Ma sì, caro il messior Carlo, anch'io ci ho pensato. E tanto. Certo, il posto è buono, il pane è sicuro, ma quello che quel giovanotto ci scrive, e poi so anche che la mia figliuola, la sua promessa sposa, no? Insomma, cosa è meglio per il suo avvenire, qui o Milano? Parliamone insieme. In fondo, ormai siamo quasi parenti, no? Signor Antonio, parenti o no, me sarò sempre il parente povero e voi il parente ricco. E me penso da povero, e voi da ricco. E penso che il Giuseppe c'ha 20 anni, intanto che me mi faccio sempre più vecchio. Che quel prevost, Don Ballarini della Malora, che invece di fare il prete fa l'intrigante, sta per pigliarsi quel posto per il suo raccomandato. E terzo,
che fra 3 giorni si riunisce il consiglio della cattedrale. E questo chi ve l'ha detto? Finora? Signor sì. Sì. Momento. E gli ho anche detto che in quel consiglio Don Ballarini farà decidere per il suo Ferrari. E se il Giuseppe non torna prima di corsa? A pretendere? A pretendere che si faccia subito un regolare concorso, quel posto sparisce. Ma vostro figlio? Vostro figlio, forse non vuole fare solo l'organista. Ma lo voglio me, che sono suo padre. E domani stesso me lo vado a riprendere a Milano. Invece, proprio in quei giorni a Milano, il giovane Verdi aveva ottenuto quello che egli considerava il suo primo successo. Accanto al pianoforte ci sono Massini e il conte Borromeo. Questo episodio fu narrato molti anni dopo dallo stesso Verdi, ormai vecchio e famoso, al suo editore Giulio Ricordi. E noi, con le stesse sue parole, ve lo racconteremo. Caro Lavinia, ci troviamo in un guaio. Il Pellizzari ci manda a dire che non può venire. E così ci viene a mancare il direttore. Volete dirigere voi? Io no. Un mio allievo. Ormai è più che un allievo. Vi sentireste capace voi di accompagnare e dirigere sul basso? Sì, penso di sì. E Haydn? Lo so. Beh, venite. Era una società di nobili dilettanti delle più nobili famiglie che organizzava ed eseguiva concerti per suo piacere. Signore e signori, prego. Rammento benissimo alcuni sorrisetti ironici dei nobili dilettanti. Signore, qui il giovane... Verdi? Il giovane Verdi? Il giovane Verdi dirigerà sul basso. Ma la mia figura giovanile, magra e non troppo azzimata nel vestire, pare che ispirava poca fiducia. Si cominciò. E a poco non mi limitai solo ad accompagnare, ma cominciai a dirigere con la destra suonando con la sola sinistra. Ebbi un vero successo, tanto più grande quanto più inaspettato. Finita la prova, complimenti. Specialmente dal conte Borromeo. Bravo. E da Merini, primo violoncellista alla Scala. Vorrei proprio conoscerlo, questo giovanotto. Primo violoncellista è parmigiano. È di Parma. Bravo, molto bravo. Come te. È di Parma? Sì. Ma allora lo capisco. Là con la musica si nasce. Sì, è di Parma. Bravo, metti tutto bene in valigia. Ah, e questo? Questo lo mandiamo a prendere da Noeli di Buseto che ce lo porta. Mio caro Peppino, capisco. Capisco ben che ti dispiace lasciar Milano, che è una gran bella città. E poi il teatro, i divertimenti, e le donne, Le donne, nell'ogione, quando tutto è al buio, e c'è là, va là, chissà quanta ne combinea quella povera Margherita là che la si consuma. Il posto è il posto che aveva il Provesi, e con 2 stipendi, maestro del comune e maestro della cappella. Il prevosto, Don Ballarini della cattedrale, c'ha un protetto che è il Ferrari di Parma. Ma nella cattedrale non ci comanda solo lui, c'è il consiglio. E la metà dei consiglieri sono filarmonici. E anche il Barezzi è nel... Andiamo. A Milano ti avranno insegnato la musica, ma non l'educazione. Uè, ricordati che qualunque cosa tu diventi, me sarò sempre padre. E te... sarai sempre figlio. Dammela, che a te ti pesa. E adesso andiamo, lo dico io. Se tu vieni, il concorso si fa subito. E se si fa, lo vinci te. Il paese è già tutto in subbuglio contro quel Don Ballarini. Poiché i filarmonici si rifiutavano di suonare in chiesa se non veniva scelto Verdi, Don Ballarini aveva fatto venire musicisti da Parma.
in chiesa non c'è nessuno. Don Ballarini ha fatto venire musicisti da Parma. Per suonare al porto nostro della nostra chiesa. Da Parma? Sì. E all'organo il Ferrari. Il Ferrari? Sì. Ma che cosa succede qui? In chiesa non c'è nessuno. Don Ballarini ha fatto venire i musicisti da fuori. Da Parma? Da Parma. E ha messo all'organo il Ferrari. Il Ferrari? Io non entro, e neanche voi, mamma. Ma la messa? Mamma, mio fratello ha ragione. Noi non possiamo cedere così alle imposizioni. Io in chiesa non c'entro, vado dai cappuccini. Giusto, guardate, in chiesa non c'è nessuno perché Don Ballarini l'ha fatto venire i musicisti da Parma. E all'organo ha messo il Ferrari. Cosa fa tutta questa gente qui in piazza? Ma qui non si può passare. Prego, prego, fate almeno posto alle signore. Prego, 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 s'accomodi. Omaggi. Da chi che arriva un altro? Ecco un altro canariano. Un altro codino. Avanti, signor codino. Il nipote del Don Ballarini. Si è portato dietro il commesso alla serva, tanto per fare numero. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. In chiesa non c'è nessuno, proprio nessuno, solo 7 persone, 7. 9. Stavamo in pensiero, professor Seletti. Ecco il fame. Come? Ce l'avete con me? Su! Vecchio palotta, lingua malefica. Coccardino! Per insultarmi sulla soglia della chiesa! Così la controversia degenerò in liti, in denunce e in processi. E Verdi, Verdi soprattutto pensava ai suoi studi interrotti. Da che? La Sester, Anduma, invece di star lì col muso lungo, va fuori a scrivere musica. Cleculè al tuo mestiere. È dura avere un genio per casa. Lo avevano fatto tornare per quel posto. E allora che gli dessero quel posto. Finché, per troncare quell'assurda guerra di paese, non intervenne addirittura da Parma il ministro dell'interno. Pepino! Sa che? E che chi cerca? Papà, sono contenta, grazie. Eccotelo qua. Pepino! Posso dire a me, papà? Per che cosa sei venuta, se no? Dunque, momento, prima il rosolio. Ecco qua. Bene. Il ministro da Parma ha proibito di fare musica in chiesa fino a nuovo ordine. Capito? E il posto di organista resta sospeso sine die. Sine die. Capito? Sine die, cioè finché tutto non sarà calmo. Passavamo con papà per di qua e abbiamo voluto venirtelo a dire. Sì, passavamo di qui col biroccio, proprio per caso. Per cui se tu vuoi... E se il signor Carlo è d'accordo? Papà pensa che tu potresti tornare a Milano. A completare gli studi con il Lavino. E a prendere il diploma. Sì, sì, ma i soldi? I soldi. Ah, beh, allora... A Milano, Verdi ha quasi completato i suoi studi. Ed è sempre Barezzi che paga. È trascorso un anno. È un uomo ormai, l'adolescenza è finita, finiti i sogni vaghi e fantasiosi. Verdi sa che deve tornare a Busseto, in provincia, e che le possibilità di carriera sono solo qui, a Milano. A Milano, alla Scala, che non è più il tempio d'oro dei suoi sogni, ma una fortezza da conquistare, e il tempo che ha è così poco. Quegli austriaci che dominavano allora, egli non li vede. Per lui Milano non è la capitale del regno lombardo-veneto assoggettato all'Austria, è la capitale della musica. È Piazza della Scala, la stamperia di ricordi lì sotto i portici, quella di Giovannina Lucca e i caffè, l'Accademia, il Caffè Martini. Ritrovo di tutto il mondo musicale che gravita attorno al grande teatro. Di qui sono passati Rossini, Pacini, Bellini, Donizetti. Solo qui può incontrare quelle persone che un giorno saranno utili alla sua ambizione. Il signore desidera... Un caffè. Con panera? No. Un caffè, 3 centesimi. Dio solo sa quel che costa al suo orgoglio spendere quei 3 centesimi non suoi. Caro Verdi, ti scrivo per farti sapere che nel tempo che sei stato a Milano ho sborsato lire 1425... No, grazie. E centesimi 76.
somma di molto eccedente a quella che spendevo quando eri in casa Seletti. Ti sovvenga che mi dicesti che stando soli si potevano fare economie. Quei denari li restituirà. Ma adesso non può trascurare anche la semplice occasione di incontrare... Massini! Massini! Oh, tu, Verdi, come va? Bene. Cosa? Aspettavo Merighi. Verdi! Ehi, Merighi, come va? Buone notizie. Ti ho trovato un bel libretto. Un bel libretto tutto per te. Da scriverci la musica. Ecco, vieni. È un libretto bellissimo. Lo ha scritto qui il signor Antonio Piazza. È un bellissimo libretto. Il maestro Verdi... Piacere. Onorato. Rochester. Mettilo in musica, che a farlo rappresentare alla Scala ci penso io. Io e Massini. Rochester, un libretto in versi da scriverci un'opera. Un'opera da rappresentare alla Scala. Ora sì che poteva tornarsene per comporre tranquillo nel silenzio di Busseto. Noi, Maria Luigia, dovresti darti assassino! È decisa volontà del governo che abbiano fine i dissidi che dividono i bussetani in due fazioni! In due fazioni nemiche! E dettesi sconvenientemente ferrariani e verdiani, o peggio, codini e coccardini! Per cui ordiniamo recisamente con questa notte... Mangiatela la tua ordinanza! L'arrivo di Verdi, invece di sopire gli animi, aveva dato fuoco alle due fazioni, dettesi sconvenientemente codini e coccardini. È il Rochester? Sì. Potessimo andare via da sti litigi, da ste guerre. Perché non ti decidi? È mica facile. È tuo padre, è i filarmonici. Ma papà, se noi insistiamo, è d'accordo. Davvero? Sì. Proprio per fuggire da quella guerra, tu pensi? Verdi voleva concorrere a un altro posto di organista, non a Busseto, a Monza. La domanda era già stata inoltrata. Monza, lontana da intrighi, da litigi. E vicina a Milano. 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 Magari. E la Scala. Verdi non andrà a Monza. È questo l'ultimo atto di questa assurda guerra di paese. Assurda, ma così caratteristica dei tempi e dei luoghi. Cosa c'è? È vero che il Verdi vuol portire? E che se ne va via da Busseto? Che va a fare l'organista Monza? Intanto ci nasce tutti. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per lui, la guerra al Ferrari. E al Don Ballarini. Va. E i denari spesi. E gli studi pagati. Fino a prova contraria, gli studi li ho pagati io. Sì, ha ragione. Sì, è vero, gli studi li ha pagati lui, ma noi non abbiamo fatto niente. Come niente? Tutta la guerra al Ferrari, te la ricordi per sì, due anni? Sì, la guerra al Ferrari. Ma dove è Alberti? Dove vuole andare? Vuole andare via da Busseto? Per questo è tornato da Milano, per andarsene a Monza, eh? E tu ci dai spago. Ma fai attenzione, Parezzi, basta! Sa che? State a sentirmi un po' voi. Se io non fossi sicuro che il mio benefattore, signor Parezzi, lo direbbe poi tutto il paese, me ne andrei via subito, infischiandomene di minacce e di rimproveri. Se ho avuto una piccola borsa del Monte di Pietà perché io studiassi a Milano, io non posso pagare questa borsa con la mia schiavitù. Verdi, Verdi. E se resta? Se io resto a Busseto, lo faccio solo per Parezzi. E ci resto. Si dirà che abbiamo dato troppo spazio e troppo colore a questa tragicomica guerra. No. Questa prepotenza, questa violenza, fatta per troppo amore dai bussetani che ritengono il giovane genio una loro creatura, quasi una loro proprietà, tornerà a ripetersi, puntuale, con gli anni. Verdi si ribellerà con altrettanta violenza e con altrettanto amore. Li odierà, ma tornerà ad abitare tra di essi, perché a essi e a quella terra è profondamente legato. Le acque si calmarono. Le autorità di Parma indissero il concorso per quel posto di maestro di musica e organista. Finola aveva accompagnato Verdi per spedire, quasi ora per ora, a Busseto, un bollettino di guerra e di vittoria. Lettera! Lettera da Parma! La lettera! La lettera! La mia lettera! È arrivata una lettera! Lettera!
Dammi! Dammi la chiave! Zitti che lo legge! Finola, da Parma. Caro amico, siccome l'umiltà del Verdi non gli consentirà di dirlo, vi scrivo io che ieri sera verso le 6 terminò il suo lavoro d'esami. Il maestro Alinovi. Alinovi! Dopo averlo ben ponderato, si alzò in piedi e disse al Verdi: caro maestro. L'ha chiamato maestro. Finora ho fatto l'ufficio di esaminatore rigoroso. Ora faccio quello di amico e di ammiratore. Ella ha tanta scienza da fare il maestro a Parigi, a Londra, nonché a Busseto. Un brindisi, un brindisi! Da che dice? Prendi te. Signori, un brindisi al Verdi. E alla promessa sposa. Il 4 maggio 1836, il maestro Giuseppe Verdi, maestro di musica del comune, ma non ancora organista della cattedrale, perché l'ostilità di Don Ballarini non era ancora stata sconfitta del tutto, sposava nell'oratorio della Santissima Trinità di Busseto Margherita Barezzi. Poche ore dopo, gli sposi partivano in viaggio di nozze per Milano. Addio, Margherita! Tanti auguri! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Dovremmo abitare per il tuo avvenire. Adesso non si può. Dopo vedremo, eh.
Thank you.